Carlo Penco, buongiorno. Buongiorno. E benvenuto davvero qui nel nostro posto delle parole per farci incontrare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo tema, che è un tema complesso ma molto curioso, interessante, dedicato al linguaggio, al Festival Filosofia. Lei sarà ospite venerdì 15 settembre a Sassuolo con il tema Artificiale e Naturale, codifiche logiche e tecnologiche del linguaggio. Oggi in tema di intelligenza artificiale, ma lo affronteremo fra poco, questo è un tema veramente molto molto importante. Ricordo ai nostri ascoltatori che Carlo Penco è stato professore di filosofia del linguaggio all'Università di Genova, dove continua a insegnare teorie della comunicazione. Allora, fermiamoci su queste due definizioni di insegnamento, Carlo Penco, perché a qualcuno forse può anche sfuggire, no? Perché è un linguaggio sicuramente tecnico. Che differenza c'è tra la filosofia del linguaggio e la teoria della comunicazione? Beh, la filosofia del linguaggio è un campo più ampio, molto specifico. Diciamo che è specifico, come disciplina, che riguarda soprattutto lo sviluppo delle teorie del linguaggio, a partire, diciamo, dai fine 800, inizio 900, e quindi riprende, tutto un campo di problemi che sono nati con grandi autori come Gottlob Frege, Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein. Ricordo che su Frege lei ha pubblicato anche un libro, se non ricordo male, da Carocci. Sì, è uno dalla tra angeli anche prima. Sì, diciamo è stato un grande filosofo e un grande logico a cui molti autori più famosi come Wittgenstein, Carnap e Russell poi si sono rifatti. E poi è stato riscoperto diciamo da professor Michael Dummett di Oxford, Sir Michael Dummett, diventato Sir per il suo impegno antirazzista e sociale, più che per le sue per i suoi aspetti filosofici, che però sono stati un contributo fondamentale. Poi c'è anche una filosofia del linguaggio, diciamo, molto più generale, che parla che si interessa del linguaggio da tutti i punti di vista. Dal punto di vista storico, cosa dice Platone e Aristotele sul linguaggio e così via, comprende la semiotica e altri aspetti. Però, diciamo, a livello internazionale, filosofia del linguaggio è qualcosa di abbastanza specifico e determinato su questo sviluppo di intreccio tra riflessioni sul linguaggio e sviluppo del linguaggio artificiale o del linguaggio logico, non ancora del linguaggio dell'intelligenza artificiale, ma proprio del linguaggio logico come si è sviluppato agli inizi del Novecento. E invece teoria della comunicazione, beh, lì si possono vedere diversi aspetti, ma diciamo che c'è una visione molto più specifica che è la teoria della comunicazione, diciamo, dei filosofi, che riguarda fondamentalmente gli aspetti pragmatici. Diciamo, la teoria del linguaggio può essere divisa in sintassi, semantica e pragmatica. Sintassi riguarda come funzionano i linguaggi a livello sintattico, il rapporto dei segni tra di loro. La semantica riguarda il contenuto e la pragmatica riguarda l'utilizzo del linguaggio da parte dell'utente e la relazione col contesto, l'aspetto così più complesso che noi padroneggiamo molto bene in pratica, ma che è difficile da spiegare teoricamente. E quindi in teoria della comunicazione io mi occupo fondamentalmente di pragmatica, cioè di questioni come gli atti linguistici, le implicature conversazionali, le presupposizioni e quegli aspetti, chiamiamoli, dell'implicito del linguaggio. Del non detto, come era il titolo di un suo libro, Esatto, tra l'altro. del non detto, diciamo, di quello che comunichiamo senza dirlo. Sottintesi, suggerimenti e così via. E così via. E nel così via c'è veramente una zona sterminata da analizzare, da scoprire. Carlo Penco, ci porterà dentro il linguaggio utilizzando due parole che, tra l'altro, nella definizione che ci ha dato della filosofia del linguaggio, della teoria delle comunicazioni, queste parole sono uscite, ovvero artificiale e naturale. Ora,
Oggi, prima di entrare forse nella differenza, che dovremmo stabilire che cos'è artificiale e cos'è naturale, perché oggi forse necessitiamo anche di una certa analisi di queste due parole, no? E come vengono legate e come sono e come si rapportano fra di loro. Ecco, oggi Carlo Penco, è difficile parlare di linguaggio oggi? Sì. Lo è sempre stato e anche oggi. Beh, credo che soprattutto oggi, ancora con tutte le implicazioni che ci sono, con gli atteggiamenti anche che abbiamo tutti noi, vediamo per esempio accendendo la televisione, leggendo sui giornali, d'altra parte col linguaggio ci esprimiamo, ma non solo, ma soprattutto col linguaggio. Oggi credo che sia... ogni cosa può essere analizzata in modo profondo, in modo complesso, e credo che voi abbiate molta materia su cui lavorare, vero? Sì, assolutamente, troppo forse. Ma in questa troppa analisi del linguaggio, perché quello che ci ha detto lei poco fa, Carlo Penco, a proposito di questo linguaggio, no? di questa esagerazione contemporanea, non è forse che il linguaggio sta diventando qualcos'altro da quello che noi normalmente pensiamo? Bisognerebbe capire cosa normalmente pensiamo. Normalmente sarebbe già un bel passo avanti. Sì, in effetti sì, penso che molte persone, ciascuna ha un po' le sue idee sul linguaggio, ma per esempio c'è una confusione tra linguaggio e codice, così c'è. Tutto è linguaggio, ma per esempio l'alfabeto Morse non è un linguaggio, è un codice. Il codice genetico non è il linguaggio della vita, è un codice che trasforma tripletti in aminoacidi. L'alfabeto Morse è un codice che trasforma puntini e trattini o segnali di un certo tipo in lettere. Questi sono alfabeti. Il linguaggio è qualcosa di più complesso. Il linguaggio è, a partire da un numero limitato di segni, costruire un numero illimitato e infinito di possibili frasi. Questa qui è l'idea del linguaggio che è venuta fuori, cioè ha chiarito molto, molto bene Noam Chomsky. E quando si parla di linguaggio si deve pensare a questo tipo di capacità, la capacità di elaborare sempre nuove frasi. Poi sempre nuove frasi. Magari una frase può essere identica a una frase detta e ridetta 100.000 volte nei secoli che precedono, però ogni volta che dico una frase la dico in un certo contesto e assume un significato diverso. Quindi c'è anche questo aspetto che molto spesso si dimentica del linguaggio. Quando si dice è stato detto tutto, va bene, però quando viene ripetuto non viene ripetuto, perché viene detto in un altro modo con altre persone e si ha conseguenze diverse. E da qui la necessità di dare sostanza alle parole, no? Per dirla in maniera psicanalitica, Lacan utilizzava la definizione delle parole parlanti, no? Ecco, entriamo in questa definizione. Secondo lei, Carlo Penco, le nostre parole sono parlanti, e sono parlanti di che cosa? Devo dire, non saprei. Diciamo, siamo noi che parliamo, le parole non parlano. Quando Heidegger diceva il linguaggio, no, non mi ricordo nemmeno cosa diceva, l'ho letto tanto tempo fa, ma tipo il linguaggio parla, cosa del genere. Ma siamo noi che parliamo, non le parole sono semplicemente, diciamo, le componenti delle frasi che usiamo per dire qualche cosa. Di per sé non vogliono dire niente. Come diceva Wittgenstein, un segno da solo è morto, solamente quando viene usato gli dai vita. Non so se questo può suggerire qualche cosa. Ma suggerisce molto, perché se noi pensiamo che siamo noi che parliamo, come dicevo poco fa, e le parole non parlano, però questo ci impegnerebbe molto. Ciò non vuol dire che ogni volta che parliamo dobbiamo essere fini dicitori o fini cultori, no, dobbiamo dare alle parole il nostro senso. E entriamo ancora di più nel tema che lei affronterà
affronterà al Festival Filosofia, cioè artificiale e naturale. Come facciamo ad accorgerci noi di ciò che è artificiale, di ciò che è naturale? Detto oggi, anzitutto, con l'introduzione sempre più presente dell'intelligenza artificiale. Ma come facciamo a accorgerci? Dipende, per esempio, quando io telefono e mi risponde un robot e fa veramente perdere la pazienza, chiaramente è artificiale, e dice buongiorno, adesso lei mi deve rispondere attentamente a questa prima domanda. Uno vuole, ecco, ti fa scusate, fa proprio. È un artificiale che sta rovinando le nostre telefonate con tutte le ditte. È artificiale perché, vabbè, è artificiale, come lo riconosce? Lo riconosce dalla sua rigidità, non si può spostare di un centimetro dal programma che ha detto. Diciamo, l'intelligenza artificiale che c'è adesso costruisce, permette di avere forse robot, chatbot un po' più elastici, che riescono magari a uscire un pochino dal seminato, ma non più di tanto, ecco. Come riconoscere l'artificiale dal naturale in questo senso? Che il naturale si muove spontaneamente e l'artificiale ripete. Ripete quello che ha imparato, ripete quello che gli hanno detto. Col rischio che c'è il problema dell'artificiale, quello che si chiama GIGO, garbage in, garbage out. Se metti dentro della spazzatura, uscirà fuori della spazzatura. E quindi dipende da come è stato nutrito il sistema di intelligenza artificiale. E qui Certo, allora come dopo. entra in maniera importante, Carlo Penco, una considerazione che noi dobbiamo farci, no? Pur non essendo esperti. Lei diceva che l'intelligenza artificiale non fa che ripetere. E non fa che ripetere, ragiona secondo una sua logica, quindi è necessario entrare in questo contesto. Se l'artificiale ripete ciò che gli è stato detto, è che qualcuno. Non arrivo a dire manovra l'intelligenza artificiale, ma la gestisce, utilizziamo la parola, il verbo gestire, la gestisce in una maniera e quindi è pur sempre l'intelligenza naturale che va a gestire quella artificiale, almeno fino ad oggi, si spera. Sì, certamente, nel senso che chi crea questi sistemi utilizza degli algoritmi di apprendimento, chiamiamoli, e con qualche, per esempio, cose tipo chatbot, hanno alcune, diciamo, sono governate da alcune idee base, cioè devono sapere che cos'è una frase, che cos'è un verbo, che cos'è un aggettivo. Poi imparano strutture, diciamo, linguistiche anche autonomamente. Gli da mangiare, diciamo, terabyte su terabyte di testi, loro immagazzinano tutto e poi risputano fuori, grosso modo, quello che è più probabile, possiamo dire, la risposta più generica possibile. Certamente, qualsiasi domanda fai, avranno una risposta perché hanno una quantità di informazione che non potrebbe stare in una mente singola, però ti rispondono così, ti rispondono lo standard che c'è in questo momento. Però il problema è anche un altro. Se per esempio a poco, oltre a nutrirsi diciamo, dei libri, degli articoli, delle conversazioni degli umani, cominciano a nutrirsi dei libri, degli articoli, delle conversazioni fatte dalla macchina stessa, non so bene cosa verrà fuori alla fine, ecco. Possono venire fuori delle cose del tutto bizzarre, assurde, insensate. Non sappiamo cosa succederà a questo punto, ecco. Ogni tanto l'intelligenza artificiale sembra diventare stupida, poi ritorna di nuovo intelligente. È un gioco, è una rincorsa difficile, È ecco. un gioco, però è un gioco molto rischioso. E in che modo questo gioco, Carlo Penco, può o potrà sfuggire di mano? Lei che è dentro la parola linguaggio. Ma non ne ho la minima idea, però diciamo pensando a tutta l'abbondanza di, chiamiamole, fake news, di teorie cospirative, di discorsi
assurdi che girano adesso, motivate politicamente, normalmente. Sono però appunto discorsi che girano. L'intelligenza artificiale li legge, li prende, li mette dentro alla pari di tutto il resto. Non credo che ci possano essere dei criteri per distinguere una stupidaggine da una cosa seria da parte di un algoritmo. Prende le frasi e le confronta e poi tira fuori quello che è più probabile. Oppure se non ha la risposta se la inventa, per esempio. È successo E una questo mia. supera i limiti del linguaggio naturale, no? Se non hai la risposta, già noi ce la inventiamo, però Ma no, anche forse. noi ce la inventiamo. Molto spesso non sa rispondere, si vergogna a dire non lo so e si inventa qualche cosa, quello sì. Però quando questo lo fa una struttura come ChatGPT, è uno che non capisce bene ci crede. Allora magari dice: ma come ha detto queste cose? Non è possibile che sia sbagliato, non lo so, ecco, l'ingenuità come chi crede in quello che dice la televisione, quello che crede in tutto quello che c'è scritto nei libri, che uno crede anche tutto quello che dice un chatbot. Spero di no, però diciamo, molto spesso è possibile che uno sia così ingenuo da accettare tutto quello che esce fuori dall'oracolo della chatbot. Ecco, facciamo un passo indietro a proposito di oracolo di chatbot. Probabilmente qualche nostro ascoltatore, ascoltatrice dirà: cosa diavolo sarà mai questa chatbot che viene più volte citata? Ce lo può spiegare Carlo Benco? Ma è una cosa, diciamo, antichissima, antichissima per così dire, nel senso che negli anni 50 è nato il progetto intelligenza artificiale. A quel tempo c'erano semplicemente tentativi di usare fondamentalmente logica e linguistica, produrre frasi, ci sono degli algoritmi che permettono di costruire frasi sensate, c'è una frase, deve avere un soggetto e un predicato, diciamolo un po' così. E quindi tu hai delle parole che possono stare al posto del soggetto, delle parole che stanno al posto del predicato, puoi costruire il bambino mangia la mela è mangiata dal bambino e così via. Quindi sai come costruire frasi automaticamente. Costruisci un sistema che costruisce frasi e impara a rispondere a domande con una certa genericità. La prima chatbot forse è stata Eliza, inventata da Weizenbaum negli anni 60, non mi ricordo esattamente quando. È una cosa molto semplice. Si immagina uno psicanalista rogersiano, di quelli che non sono intrusivi ma cercano di tirarti fuori le domande. E questa macchina era molto semplice, tu dicevi i tuoi problemi e lo psicanalista ti diceva: parlami ancora più di questo problema. Poi, dopo una serie di domande, si diceva: ma è forse perché tu avevi detto che avevi dei problemi con tua mamma che ti poni questo problema? E uno non se l'aspettava, semplicemente un algoritmo molto semplice: vai a cercare in 10 frasi precedenti, tira fuori la frase detta dall'umano e ribattigliela contro. Quindi erano algoritmi molto semplici. E mi ricordo che una volta l'ho fatto vedere a un amico ignorante di filosofia, diciamo, non credeva che fosse una macchina, diceva: ma non è possibile, mi risponde, mi capisce. E questa è una macchina elementare. Ora, le macchine, diciamo, i chatbot di oggi sono molto più complessi di quelle degli anni 60. Non solo perché hanno, diciamo, chiamiamola tonnellate di informazione, ma perché hanno algoritmi più sofisticati per rispondere e diciamo, inventarsi, inventarsi, diciamo, proporre, informazione abbastanza affidabile su qualsiasi argomento. Cioè io di qualsiasi domanda che mi si faccia, io probabilmente il 90% direi non lo so. Un'intelligenza artificiale, una macchina intelligenza artificiale ha tutto lo scibile umano dentro e risponderà sempre con qualche cosa di
È una sorta di, potremmo dire una sorta di hubris tecnologica, l'intelligenza artificiale. Ma sì, in un certo senso sì, in un altro senso prendiamo Google. Google ha catalogato e digitalizzato miliardi di libri. Metti tutti questi miliardi di libri dentro un database e poi tiri fuori le risposte su tutto lo scibile contenuto con i libri, scritti da umani ovviamente. E quindi, cioè, hubris tecnologica, non lo so, è certamente è un bellissimo esperimento, cioè molto comodo. Eh sì, però Cioè, a questo sono dei punto, Carlo problemi. Penco, io mi scusi se interrompo, però abbiamo aperto questa conversazione parlando della differenza tra ciò che è la filosofia del linguaggio e la teoria della comunicazione, no? Lei diceva che parlava di pragmatica e di semantica. Ora, il terreno della pragmatica e della semantica in questo momento è un terreno fertilissimo. Lei ha uno straordinario lavoro di fronte a sé a proposito di queste parole. Sì, sicuramente. Il problema è come, cioè la differenza, diciamo, una delle differenze grosse è il ruolo del contesto in cui ci si trova. Ecco, quanto una roba artificiale riesce ad adeguarsi al contesto, diciamo, contesto specifico in cui ci troviamo noi. Non so, noi umani siamo caratterizzati da cambiare continuamente situazioni. E non so, quando siamo a tavola parliamo in un certo modo, quando siamo con persone sconosciute parliamo in un certo modo, quando siamo tra amici parliamo in un certo modo e quando parliamo pubblicamente o con più persone parliamo in modi diversi. Ogni volta siamo gestiti da preoccupazioni particolari. Che vengono date immediatamente per scontate da chi partecipa alla conversazione. Quello che si sta facendo nell'intelligenza artificiale è inserire, diciamo, possibili contesti anche. Non so cosa ne verrà fuori, ecco. Devo ammettere che sul futuro ho le idee molto confuse. Certamente c'è una grossa reazione, cioè, ci sono gli entusiasti, dicono: ah, grandioso, bellissimo, e hanno ragione, perché anche io ogni tanto faccio una domanda, trovo sempre delle risposte. Ci sono invece i critici radicali, come Naomi Klein. Lei dice: questo è furto, come gli americani hanno rubato le terre ai nativi possessati delle loro terre, così adesso questi tecnocrati, questi miliardari, rubano tutto quello che noi umani abbiamo scritto, rubano tutto quello che noi sappiamo fare, lo riproducono artificialmente senza nemmeno pagarci una lira. Le grosse reazioni sono soprattutto poco ancora degli scrittori, soprattutto degli attori che vengono riprodotti artificialmente per fare film. Ad alcuni si dice: firma questo accordo, accetta che noi fotografiamo, ti registriamo e poi creiamo un doppio artificiale per metterlo nei film. E tu non guadagnerai più niente. No, ma com'è possibile questo? In questo momento c'è una reazione degli attori, specialmente delle comparse di Hollywood, che si rifiutano di essere sostituiti senza essere pagati, poi sostituiti da, diciamo, immagini artificiali. L'idea I di pittori. Naomi Klein, in effetti, non è buttata per aria, che arrivare a questa, che non è, questo che non è un paradosso, l'intelligenza artificiale può essere considerata un furto, in questo caso che lei ci ha spiegato della firma del contratto per alcuni attori, questo ad esempio è un furto. Certo, è un furto, però se tu firmi sei fregato. Certo. Però il problema grosso, prendiamo i disegnatori. Ecco, i disegnatori, non dico i pittori originali, ma proprio chi fa disegni normalmente. Potrebbe essere semplicemente tu metti nella macchina tonnellate di terabyte di disegni. La macchina ti produce disegni automaticamente molto belli, molto originali, molto sviluppati. Allora, nessuno cercherà più disegnatori. Si userà l'intelligenza artificiale per, non so, bisogno di fare un
un sito con dei bei disegni di questo tipo, tac, li chiedo alla macchina e li metto lì. E i disegnatori rimangono fregati perché tutte le loro idee sono state rubate dall'intelligenza artificiale, riprodotte e cambiate. E non c'è questione di copyright perché diciamo, un'intelligenza artificiale che ti copia i disegni non te li riprodurrà mai esattamente uguali, ti trasformerà. E quindi uno potrà dire, beh, ma questo è un risultato dello sviluppo della macchina. E qui la giurisprudenza può entrare a pieno titolo e creare, forse c'è bisogno anche, a questo punto parlavo di giurisprudenza, forse c'è bisogno anche che la stessa norma si guardi attentamente intorno. Perché lei ci sta raccontando, Carlo Penco, delle situazioni che non sono di là da venire, sono situazioni che No, sono stiamo già già venute. vivendo, no? Ad esempio nel campo della traduzione, no? Tanto per citarne un altro, sono cose ormai abbastanza scontate. Quindi c'è bisogno sicuramente che la giurisprudenza si occupi anche di queste cose ed entri nella qualità, del vivere dal punto di vista della normativa, anche dell'intelligenza artificiale. Ciò non vuol dire ribadire ogni volta che l'intelligenza artificiale non deve esserci. L'intelligenza artificiale deve No. semplicemente si fa per dire, essere gestita. Sì, diciamo, dal punto di vista giuridico sarà un marasma, sarà una roba difficilissima. Cioè, a livello europeo stanno cercando di creare delle regole abbastanza, diciamo, robuste contro il cattivo uso dell'intelligenza artificiale, però, diciamo, sui copyright e sulle altre cose non so come verrà messa. Ecco. Ci sarà un enorme problema di giurisprudenza rispetto a queste cose qui, perché questa roba c'è e ce la terremo e c'è degli aspetti meravigliosi, però c'è delle possibilità di uso, secondo me, terribili, ecco, sia per la disinformazione sia per il furto di idee, possiamo dire. E qui c'è materia di scrittura, Carlo Bengo. Lei non pensa di dedicarsi a un altro libro parlando di queste cose? Ah, non lo so, secondo me sono cose veramente troppo difficili. Cioè, entrare in come sono fatti questi algoritmi, come si sviluppano, quali sono i problemi giuridici. Non lo so, ci vorrebbe un gruppo di lavoro, ecco, non so se io ce la farei. Però è certo, è un problema affascinante e interessante perché sono delle cose bellissime, cioè, hanno fatto delle cose meravigliose, possiamo dire, però nello stesso tempo c'è una reazione. Per esempio, da parte di studiosi come Chomsky, lui dice: Ma cosa volete? Cioè, avete fatto questa roba vi dà il generico, diciamo, senza nessuna capacità di prendere posizione, di dare un'idea sua, e poi ci abituiamo a questo livello di cosa. Non è intelligenza questo, è semplicemente riproduzione. È un po' come quando hanno fatto Big Blue, il grande, diciamo. Lo scacchista intelligente che ha vinto anche Kasparov o Karpov, non mi ricordo più chi. Ecco, Big Blue, diciamo, quelli che hanno inventato l'intelligenza artificiale hanno subito detto: Ma Big Blue non è intelligente, è semplicemente una macchina che ha miliardi di partite di scacchi e a ogni mossa sceglie quella partita che con quella mossa lì ti porta a vincere o perdere a seconda di come la vedi. E quindi non è semplicemente intelligente, è una che ha tanta tanta informazione e che segue questa informazione. Ma di intelligenza c'è poco, l'intelligenza magari è in quelli che l'hanno inventata questa macchina. Artificiale Quindi naturale è il titolo dell'incontro che Carlo Penco, filosofo, presenterà a Sassuolo venerdì 15 settembre nel programma di Festival Filosofia, quest'anno dedicato alla parola. Ma prima di salutarci, Carlo Penco, ok, spero. qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni? Sì. Ah, in questi giorni adesso stavo guardando un libro di Brian McGuinness, uno studioso inglese, curatore delle opere di Wittgenstein, che è morto da poco, una persona meravigliosa, e ha scritto un libro, Wittgenstein, il giovane Ludwig, una specie di una biografia, ma fatta con una precisione, con la ricerca delle fonti, parlando con tutte le persone che Wittgenstein conosceva.
E ecco, questi giorni stavo guardando questo, una bellissima biografia. A proposito di filosofia del linguaggio, ancora ritornato il nome di Wittgenstein che abbiamo sentito all'inizio di questa conversazione e abbiamo, per così dire, chiuso il cerchio con questa straordinaria figura. E vorrei ricordare la frase di Wittgenstein che lei ha detto, che le parole siamo noi che parliamo, non le parole, no? Le parole sono dei segni e bisogna metterle in moto, e quindi per mettere in moto le parole ci vuole intelligenza, nel modo più naturale possibile, potremmo dire, almeno fino a quando ci sarà questo consentito. Grazie davvero, professor Penco, e buona giornata. Grazie a lei, buona giornata.